Buonasera, a Ventimiglia è di nuovo scoppiato il caos legato alla presenza dei migranti. I genitori dei giovani che frequentano scuole e impianti sportivi di Roverino hanno bloccato Croce Rossa e operai del comune che avrebbero dovuto allestire un centro di accoglienza provvisorio all'interno della Pararoia. Sul posto anche il sindaco Enrico Ioculano. Vediamo. Perché ci sono condizioni igienico-sanitarie che non sono. Ma ci sono i ragazzi che. Ma ascolta, saranno meglio. Esatto. Benissimo. Noi diciamo scaramerci, non diciamo buttati di mezzo alla strada. Ragazzi, non facciamoci parlare. Ma i figli non si prendono. Ascolta, c'è il direttore dell'ASL. Arriva il direttore dell'ASL. Senta, ma nessuno prende la scabbia dei tre. Dai. Ragazzi, però. La gente non fa le malattie. Però facciamo così. No, non ho figli. Non so cosa vuol dire. Però ti sto dicendo. Brava Sabrina, è giusto. C'avevi i figli, non parlavi così. Ma ascolta, ci sono i bambini. Sì, ci sono i bambini. Ma ci sono i bagni. Ma non vanno ai bagni. Però secondo bagni. Cioè, ci stiamo parlando. Allora, stiamo parlando tranquillamente. Cerchiamo di ragionare. Allora, vi sto dicendo questo. L'idea può essere quella di andare allo scalo merci, può essere quella di trovare un altro posto. Però vi rendete conto? Vi rendete conto benissimo che ci vorrà un po' di tempo per venire. No, è un problema di tutti quanti. Ok, ma da quant'è che sono nelle chiese? Ora, aspetta. In una settimana non potevate organizzarvi per andarli là invece che qua? In una settimana, in una settimana. Sono in Quando fra mezz'ora te ne vai. Io invece continuo a parlare con queste persone. Io non me ne vado da un anno, Enrico. Ma non è vero, ma per favore, le decisioni le prendiamo noi. Le firme sugli atti le mettiamo noi. La responsabilità ce la prendiamo noi. Tra 4 anni ci vengono. Allora la responsabilità è quella di dirti che io ho un'esigenza di 10 giorni. Non può essere, che dai, 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 ragazzi, dai, vi stiamo dicendo, vi stiamo dicendo che abbiamo un'esigenza di 10 giorni. Se al parco non ci dicono, non ce lo fanno parlare. Non c'è niente di mezzo ai bambini. Allora, la vostra preoccupazione, con calma, è quella che ci sono i ragazzi, questi qua, vicino ai bambini. Ok? Questa è la prima. Poi lasciamo stare il discorso della palestra, lasciamo discorso che se in una palestra quando ci sono le emergenze per i terremoti la gente non è uguale, l'emergenza è un'altra se c'è. E sempre a Ventimiglia, nella zona di Roverino, questa mattina è intervenuto anche il consigliere comunale di opposizione Giovanni Balestra. Per Balestra non è giusto che sia soltanto Ventimiglia a dover sopportare il peso di un'emergenza che riguarda tutti. Sentiamo. Perché se dobbiamo tenere sempre a 20.000 attaccati a una scuola? Non mi ha capito! Oh, ma che cazzo! Ma alzate la voce! Il sindaco di Bordighera, Giacomo Pallanca, sulla questione migranti ai nostri microfoni ha detto che la città delle Palme sarebbe disposta ad ospitarli a condizioni che abbiano iniziato un percorso di legalità, che si facciano identificare e che possiedano un certificato sanitario. Vediamo. Signor Sindaco, la città di Bordighera sulla vicenda migranti come sta affrontando la situazione, ammesso che qui ci sia un'emergenza? La città di Bordighera in questo preciso momento non ha un'emergenza, l'emergenza è purtroppo soltanto, dico purtroppo per la città di Ventimiglia, per il sindaco Ioculano appunto a Ventimiglia, è un'emergenza di numeri che sono in progressivo aumento con una oggettiva problematica di collocazione di queste persone e un aspetto piuttosto importante di quello che è l'aspetto sanitario. Quindi mi auguro che quanto prima si possa risolvere con trovando la giusta posizione dove poter ospitare queste persone, poiché in questo modo, come stanno ora vivendo, non è decoroso da paesi occidentali.
Voi sareste disposti ad ospitarli? Io ho detto chiaramente le condizioni quali sono per Bordighera, che devono essere persone che hanno cominciato il percorso di legalità, vale a dire si sono fatti identificare, hanno certificato sanitario, allora a questo punto Bordighera è disponibile. Non è disponibile ad accogliere persone che non si vogliono far identificare e che quindi non sappiamo chi sono, primo, secondo, che cosa portano con loro. La senatrice ligure Donatella Albano ha presentato una relazione al Ministero dell'Interno in cui viene analizzata la situazione di Ventimiglia. Intanto gli assessori regionali Edoardo Arixi e Stefano Mai si sono dichiarati contrari all'ipotesi di accogliere su Savona nuovi arrivi di migranti. Vediamo. È stata sottoposta anche all'attenzione del Ministero dell'Interno la situazione che sta interessando Ventimiglia. La senatrice ligure Donatella Albano del Partito Democratico ha infatti presentato una propria relazione sull'analisi attuale e su alcune possibili soluzioni per realizzare un centro di transito in cui i migranti possano sostare per pochi giorni, in modo da poter ricevere assistenza sanitaria e soprattutto le informazioni riguardo i loro diritti e le possibilità previste dalla legge per fare domanda d'asilo o protezione. Il Ministero ha espresso la massima disponibilità per andare incontro alle richieste avanzate dal Comune in questi giorni, ha detto la senatrice Albano, tra cui quella di poter avere un numero sufficiente di mediatori culturali che possano illustrare ai migranti quali tipo di accoglienza e assistenza possano avere sullo Stato italiano, oppure come fare domanda di ricongiungimento presso parenti che si trovano in un altro Stato europeo. Intanto Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega Nord e assessore allo sviluppo economico, e Stefano Mai, già sindaco di Zuccarello e oggi assessore regionale allo sviluppo dell'entroterra, si sono dichiarati contrari all'ospitalità di centinaia di immigrati a Savona e in provincia. Non possiamo accettare che la provincia e la città di Savona vengano trasformati in un enorme centro di raccolta di immigrati, hanno detto i due esponenti della giunta regionale. Non è bastato al ministro Alfano trasformare in una mega tendopoli la città di Ventimiglia? Evidentemente il governo, per evitare tensioni diplomatiche con la Francia, ha deciso di dirottare i flussi su Savona. Come sempre, si sposta il problema anziché risolvere una situazione ormai allo sbando. Secondo Rixi e Mai, la Liguria non può più sopportare l'invasione in atto decisa dal governo e sollevano il sospetto che la decisione del ministro Orlando di chiudere il carcere di Savona sia propedeutica all'allestimento di un centro profughi in pieno centro, proprio nell'ex istituto di pena. Voltiamo pagina, prosegue ad Impera la battaglia dei lavoratori dell'Agnesi. Oggi è stato avviato un nuovo sciopero. La Colussi ha anticipato l'incontro con i sindacati dal 28 al 23 giugno, ma a Bologna anziché ad Impera, in particolare in un servizio. È scattato alle 6 di questa mattina un nuovo sciopero dei lavoratori dell'Agnesi di Imperia che andrà avanti fino alla stessa ora di domattina. Si tratta del sesto sciopero sui 7 previsti dal pacchetto di 56 ore deliberato dall'Assemblea, ma non è detto che in una nuova Assemblea del personale che verrà convocata la prossima settimana non si decida di proseguire ad oltranza, almeno fino a quando non si avranno maggiori certezze sul futuro delle maestranze, dopo che a fine anno verrà conclusa la produzione di pasta Imperia. Intanto il gruppo Colussi ha anticipato dal 28 al 25 giugno l'incontro con i sindacati. L'appuntamento è stato fissato alle 14 a Bologna e ci saranno anche le segreterie nazionali di CGIL, CISL e UIL, oltre al direttore di Confindustria Imperia, Paolo Della Pietra. Lavoratori e sindacati continuano a lamentare il fatto che nulla è stato comunicato fino ad ora dall'azienda in merito al futuro dei lavoratori dopo la chiusura dello storico stabilimento di Via Schiva Imperia. Il Comune di Imperia ha segnato un altro importante punto in suo favore nella battaglia per la ZTL in via Cascione. Il TAR ha infatti respinto il ricorso dei commercianti. Vediamo. Il Tribunale Amministrativo Regionale, riunitosi nel pomeriggio di ieri, ha bocciato il ricorso che era stato avanzato da alcuni commercianti contro la trasformazione in zona traffico limitato di via Cascione Imperia. Il TAR ha considerato infatti valide le autorizzazioni ottenute dal Comune per procedere con il progetto e ha anche evidenziato che sospendere i lavori risulterebbe ancor più pregiudizievole per le attività degli stessi ricorrenti che lasciarli proseguire regolarmente, accelerando così i tempi per il termine del cantiere. Inoltre i giudici
uffici amministrativi regionali hanno evidenziato il fatto che la mancata esecuzione delle opere comporterebbe la perdita di un importante finanziamento con grave danno per le casse comunali e quindi per la cittadinanza. I legali dei commercianti del cosiddetto fronte del no alla ZTL stanno ora valutando la possibilità di preparare un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza emessa dal TAR Liguria. Si è svolto oggi a Santa Margherita Ligure il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Presente il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che ha tracciato un bilancio della sua amministrazione. Nel pomeriggio è intervenuto anche il presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Sentiamo. Siamo intervenuti su tutti i settori che erano più sensibili in questa regione, dalla protezione civile che meritava e necessitava un intervento rapido, brusco ed efficace, all'economia, all'abolizione dell'IRAP per chi investe, al piano casa. Direi che abbiamo fatto tutto quello che eravamo nei nostri programmi, siamo in pieno cronoprogramma, stiamo rispettando tutti, ora bisogna mettere in sicurezza la sanità che come noto è uno dei temi caldi anche del dibattito tra lo Stato e le regioni, ma ritengo che la regione Liguria stia dimostrando che il centrodestra non solo quando è unito è vincente, ma sa anche esprimere una buona azione di governo. Il ministro Calenda abbiamo tracciato un percorso più che novità, abbiamo convenuto sul fatto che le industrie del Savonese, alcune di quelle sono eccellenze nazionali, vedi la Piaggio, che si deve ragionare di un rilancio e non certo di una liquidazione delle stesse, che ci sono tutti con le condizioni per farlo, che occorre tracciare un percorso, una roadmap che preveda ammortizzatori sociali per evitare ovviamente situazioni di crisi sociali importanti, ma che ci sono, ripeto, tutte le condizioni per ragionare un rilancio delle imprese e quindi anche dell'occupazione. Sono casi molto diversi l'uno dall'altro che vanno affrontati ad uno e così faremo a cominciare dal 16 di questo mese. Genova, ma anche il porto di Spezia, il porto di Savona, il porto di Vado Ligure sono i porti che servono l'intero nord Italia, cioè le aree industrializzate del nostro paese come la Lombardia e il Piemonte, l'apertura del Gottardo e la nuova ferrovia piana svizzera ovviamente apre i nostri porti anche ai mercati dell'Europa transalpina, occorre lavorare velocemente, lo stiamo facendo per la realizzazione del terzo valico, occorre dare una governance al più presto al porto di Genova ed è quello a cui stiamo lavorando con il ministro e spero che la riforma vada in porto nel più breve tempo possibile. La Liguria anche su questo sta riguadagnando terreno e cercando di colmare quel gap temporale che gli ha fatto perdere tanti troppi anni. Veniamo alla cronaca. In attesa dei riscontri dell'autopsia sulla bimba di 2 mesi di origine sudamericana, morta nei giorni scorsi dopo il suo ricovero al pronto soccorso a seguito di una grave crisi respiratoria, la procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo i 2 medici che hanno seguito il caso. La squadra mobile che segue l'indagine ha ribadito che al momento nessun elemento fa presupporre che vi siano responsabilità di terzi nella morte della piccola, ma l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto da parte della procura. Il Tribunale d'Imperia il prossimo 7 luglio darà incarico ad un perito di valutare la congruità delle perizie presentate dalla procura e dai difensori dell'ex ministro Claudio Scajola circa i lavori effettuati nella villa sulle alture Onegliesi. Per quei lavori infatti Scajola è accusato di finanziamento illecito a singolo parlamentare, in quanto l'accusa ritiene che le cifre pagate siano troppo distanti dal reale valore delle opere effettuate. Toccherà ora al perito del Tribunale stabilire chi ha ragione. La decisione è stata presa questa mattina nel corso di una nuova udienza del processo che vede alla sbarra appunto l'ex ministro. Un insegnante di musica dei 50 anni di Imperia è stato condannato in primo grado ad 1 anno e 8 mesi con sospensione condizionale della pena per violenza sessuale nei confronti di un'alunna di 13 anni, infatti si riferiscono al 2013 e le indagini furono effettuate dai carabinieri dopo la denuncia dei genitori della ragazzina, anche con telecamere nascoste. L'insegnante si è sempre difeso, sostenendo che la sua tecnica di insegnamento prevedeva delle manipolazioni. I suoi legali presenteranno ricorso in appello. La Direzione Marittima di Genova ha avviato una serie di controlli sull'intera filiera della pesca in tutta la Liguria. In 400 ispezioni sono state sequestrate quasi 0,5 tonnellata di prodotti ittici ed elevate sanzioni per un totale di oltre 53.000 euro. Alla Spezia oltre 400 kg di ostriche sono state sequestrate anche allevate in acque non autorizzate. A Genova particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della pesca sportiva abusiva.
sempre a Genova, ma anche a Savona, diversi controlli hanno riguardato la ristorazione etnica. In particolare, in due ristoranti cinesi si è dovuto procedere al sequestro di svariata quantità di prodotti ittici per l'assenza di qualunque evidenza sulla loro tracciabilità, mentre un altro ristorante cinese è stato verbalizzato per detenzione di prodotti ittici scongelati e ricongelati più volte. Nella giornata di ieri è stata neutralizzata dagli artificieri dell'esercito una granata d'artiglieria da 100 mm rinvenuta durante alcuni lavori stradali sul lungomare di Bordighera. L'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato messo in sicurezza e poi fatto brillare nella vicina Cava Bevera a 20 miglia dagli specialisti del 32esimo Reggimento Guastatori della Brigata Alpina Taurinense. Il gruppo del PD di Regione Liguria conferma sulle vicende delle cosiddette spese pazze la posizione già adottata in precedenza. La giunta Burlando si era infatti costituita parte civile quando era ancora al governo dell'amministrazione regionale. Il capogruppo del PD di Regione Raffaella Paita ha chiesto un rafforzamento della struttura a supporto del difensore civico. Questo potrà avvenire attraverso l'individuazione di altri dipendenti e funzionari e di risorse che consentano di espandere al massimo l'attività dell'istituto e l'individuazione di sedi operative nei territori. Ora facciamo una breve pausa, come sempre ci sentiamo subito dopo. Si è svolto a Roma un importante incontro fra il presidente regionale Giovanni Toti e il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda per parlare della crisi delle aziende savonesi. I servizi. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è detto soddisfatto a seguito dell'incontro avvenuto a Roma con il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda per valutare la crisi delle industrie savonesi. A detta di Toti, il ministro ha mostrato un approccio positivo e una preparazione nel dettaglio sulla questione. Ora l'augurio del presidente regionale è quello che il governo metta a disposizione le risorse necessarie per far ripartire imprese strategiche non solo per la Liguria ma per tutto il paese. Insieme al governatore Toti hanno partecipato alla riunione anche l'assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, Edoardo Rixi, e il capo di gabinetto Pierpaolo Giampellegrini. Il ministro e la delegazione dell'amministrazione regionale hanno condiviso l'idea di affrontare separatamente le varie tematiche, diverse tra loro per situazione generale e prospettive, e hanno altresì condiviso l'idea che occorra rilanciare le industrie oggi in difficoltà, concordando sulla loro capacità di sviluppo nel futuro. È stato dunque deciso di avviare una rapida interlocuzione con il Ministero del Lavoro circa la prospettiva di prolungamento degli ammortizzatori sociali, così da accompagnare l'azione di rilancio industriale evitando emergenze sociali. Prossimo appuntamento sarà il 16 giugno, giorno in cui le parti si ritroveranno con le istituzioni locali per una condivisione delle tappe di questo percorso. Inaugurata la nuova sede della delegazione LILT di Bordighera, coordinata dal Cavalier Mario Grillo. La sede sarà aperta tutte le mattine per accogliere quanti vorranno conoscere i servizi offerti dalla sezione provinciale LILT, sia di prevenzione dei tumori, sia di assistenza a pazienti oncologici. A Bordighera sono attivi una decina di volontari che organizzano il loco, oltre alle visite che si possono svolgere a Sanremo, controlli preventivi sul cavo orale, circa 80 pazienti nel 2015, e di controllo sui NEI, quasi 300 pazienti nel 2016. Vediamo. Un nuovo punto per la LILT a Bordighera, sempre più vicini ai cittadini. Sì, il nostro scopo di capillarizzare sul territorio imperiese l'attività della LILT ha il duplice scopo di andare vicino ai cittadini, perché così sanno quello che facciamo, e dall'altra parte di promuovere quello che è la nostra virtù verso la salute, cioè la prevenzione e la promozione a un sano vivere per stare meglio. La nuova sede di Bordighera che ci è offerta dai servizi medici Esperia e gratuitamente, devo dire che è un passo avanti rispetto alla sede precedente e soprattutto in un ambiente in cui
contiamo anche sul passaggio di molte persone in questo grosso centro e quindi di una visibilità maggiore. Noi facciamo già regolarmente due ambulatori per i nei e per il Caporale e la Gola qui a Bordighera, ma chiaramente nell'ambito di iniziative episodiche faremo anche altri tipi di ambulatori nella realtà che ci è offerta, che è decisamente una bella realtà. Oggi l'inaugurazione con le autorità. Certamente, oggi è stato un piacere vedere qua sia il direttore generale dell'ASL Imperiese, sia il sindaco oltre di Bordighera, soprattutto perché ci dimostra la vicinanza e l'attenzione che ci danno le strutture sanitarie che hanno una valenza regionale e le strutture locali che hanno comunque anche compiti ovviamente nella salute. Auguro quindi al Cavalier Mario Grillo, che è il nostro delegato di Bordighera, ricordo che la LIT è un'organizzazione a valenza provinciale, la cui sede centrale a Sanremo in Corso Mombello 49, e ha delle delegazioni, tra cui questa di Bordighera, che devo dire è la più attiva. Il Cavalier Mario Grillo è il delegato di zona e quindi ha di ampi poteri su quella che è la sua attività nel comune di Bordighera e limitrofi. Ed è stata presentata ufficialmente questa mattina in Comune di Imperia la 36esima edizione dei festeggiamenti di San Giovanni, 12 giorni dal 16 al 27 giugno, con spettacoli, musica, cultura, sport e l'immancabile gastronomia. 16-27 giugno, Presidente, ormai ci siamo con i festeggiamenti. Ci siamo pronti o quasi pronti, stiamo montando, stiamo lavorando sul piazzale, prendendo il piazzale un po' alla volta per togliere i parcheggi ai cittadini e a pezzi, quello che possiamo fare, lavoreremo sabato, domenica, alle sera, proprio per evitare il disagio, e qua voglio sempre ringraziare per la pazienza che hanno i cittadini di Imperia. Siamo pronti, quest'anno sempre qualche piccola novità, avremo tanti soci che lavorano, gli impegni sono sempre di più perché è sempre più complicato, è sempre più difficile. Devo dire che quest'anno abbiamo apprezzato molto la collaborazione che c'è sempre stata, ma quest'anno ancora più proficua con il Comune, con l'amministrazione di Imperia, dove abbiamo anche prospettato di proporre e portare fuori un'iniziativa sui rifiuti importanti, che poi parleranno qua. Il rappresentante del Comune parlerà meglio di me. Quindi importante, perché sappiamo che la nostra festa per il nostro Comune è un evento 12 giorni che forse in provincia non ce ne sono uguali. Un momento che non può mancare nell'estate imperiese. Assolutamente, un grande motivo di orgoglio per me, che è il primo anno che vivo San Giovanni come assessore alle manifestazioni, al turismo, alla promozione del territorio. Credo che questa festa popolare, ormai la 36esima edizione, si possa dire che viene portata avanti. Io quest'anno la vivo veramente in maniera con grande spirito veramente di orgoglio per la città. Credo che sia un lavoro di sinergia che è stato fatto dai privati, perché abbiamo 12 giorni di sport, giochi, divertimento e anche chiaramente nell'ambito culinario. Pertanto io mi auguro che ci sia un grosso arrivo di persone, un grosso arrivo di turisti, e insieme a tutti gli imperiesi che hanno sempre, devo dire la verità, partecipato attivamente alla festa. Io sono sempre stato uno di questi che ha sempre partecipato alle serate che c'è state, e io mi auguro che veramente sia una festa dove quest'anno ci sia anche un punto di partenza, perché c'è stata, come diceva prima il presidente di San Giovanni, che io ringrazio insieme a tutti i privati che hanno messo insieme veramente le loro forze e la loro attività. Si sono sforzati di mettere insieme un programma del genere, perché mettere insieme 12 giorni su una banchina non è mai facile, e soprattutto quando si lavora anche con le amministrazioni pubbliche, in quanto abbiamo avuto tante difficoltà. Credo che sia un buon punto di partenza e mi auguro che da quest'anno si possa portare avanti veramente un programma con sinergia ed evitando le tante complicazioni che ci sono state. Mi auguro che la gente veramente ci sia un grosso afflusso, perché è una festa popolare, credo la più importante di Imperia, come diceva prima il mio collega, e quindi il massimo di spirito di collaborazione con tutti. Insomma, un invito particolare a tutti gli imperiesi e non solo, a partecipare almeno una di queste serate, a vedere che cosa portiamo a Imperia. È stato convocato per lunedì 13 giugno alle 13 il Consiglio Provinciale di Imperia. Nella seduta, tra le altre pratiche, si discuterà sul piano dell'area omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
Il prossimo 13 giugno entreranno in vigore gli orari estivi della Riviera Trasporti. Come negli anni precedenti, è previsto il servizio serale notturno lungo la fascia costiera e la soppressione delle corse scolastiche. Ad Imperia, via Argine Destro, a causa dei lavori di completamento della nuova linea ferroviaria, resterà chiusa fino al 31 luglio e pertanto le linee urbane interessate subiranno importanti variazioni di percorso. Gli orari saranno disponibili presso le biglietterie di Piazza Colombo a Sanremo, gli uffici della Riviera Trasporti, tutti i punti vendita RT e sul sito aziendale. Il settore servizi alla persona e alla promozione del benessere del Comune di Sanremo informa che per usufruire della gratuità e della comparazione del buono mensa scolastico per l'anno 2016-2017, dal 1 luglio al 31 dicembre gli interessati devono presentarsi presso l'ufficio scuola di Corso Garibaldi dal lunedì al mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. Fabrizio De André, Bruno Lauci, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Gino Paoli e Umberto Bindi sono i grandi artisti protagonisti del progetto pilota Cantautori nelle scuole, ideato e realizzato dalla Regione Liguria. L'iniziativa prenderà il via a partire dal prossimo anno scolastico in 6 istituti secondari superiori di Genova. Taggia invece si prepara a vivere gli europei di calcio su maxi schermo in riva al mare in piazza Chierotti. Tutte le partite del campionato saranno proiettate sullo schermo gigante grazie all'iniziativa promossa da Confcommercio di Taggia e dall'assessorato al turismo del comune. Un'iniziativa nata dall'esperienza di 2 anni fa in occasione dei mondiali di calcio. Si potrà assistere a tutte le partite serali dell'Europeo di Francia trasmesse alle 21, oltre a quella delle 15 giocata dalla nazionale di calcio italiana. Bene, ora vediamo gli appuntamenti di Riviera Eventi, Cantiere sull'Altofiore e Quadro Meteo. Questi cantieri in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia, cambio di carreggiata per lavori di adeguamento sismico al viadotto Taggia, da martedì 7 a domenica 12 giugno, anche notturno. Tra Ventimiglia e il confine di Stato, cambio di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione alla Galleria del Monte, da martedì 7 a venerdì 10 giugno, anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra confine di Stato e Ventimiglia, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da martedì 7 a venerdì 10 giugno, anche notturno. Tra Arma di Taggia ed Imperia Ovest, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da martedì 7 a domenica 12 giugno, anche notturno. Il quadro meteo è elaborato come sempre da ARPA al Meteo Liguria. Vediamo quindi le previsioni per domani, sabato 11 giugno. Al mattino nuvolosità irregolare, con possibili piogge sparse. Dalle prime ore del pomeriggio nuove condizioni di instabilità determineranno una variabilità su tutto il territorio regionale, con possibili temporali di intensità anche localmente forte, soprattutto in serata e nella notte. Umidità su valori alti, venti moderati dei quadranti meridionali e rinforzo sino a forte nel pomeriggio, con possibili raffiche di burrasca sui crinali e sui capi esposti. Mare in aumento fino a mosso ovunque, molto mosso per onda da sud-sud-ovest a ponente e in serata a levante. Dopodomani, domenica 12 giugno, fino alle prime ore del mattino, possibili temporali forti e più probabili sul centro levante. Nel corso della giornata, ancora instabilità, con possibili nuovi fenomeni temporaleschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti.
Cielo in prevalenza nuvoloso con schiarite nelle ore centrali, umidità nei valori medi, i venti inizialmente deboli e variabili tendenti a disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare a levante nelle prime ore della mattina, molto mosso in calo, fino a mosso. Nuovo aumento in serata, fino a molto mosso. Ponente mosso, localmente molto mosso in serata. La Protezione Civile segnala bassa probabilità di temporali forti. Ed è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento torna alle prossime edizioni sul nostro sito imperiatv.it. Grazie ancora, buona serata.